ragazzi, siamo qui allo stand Motorola. Tra le poche novità presentate quest'anno al Mobile World Congress troviamo il Motorola DeFi Mini, la versione da 3,2 pollici del Motorola DeFi, uscito l'anno scorso, rinnovato a fine 2011 il Motorola DeFi Plus, e adesso abbiamo questo DeFi Mini. Ovviamente, come tutti i telefoni della linea DeFi, è uno smartphone waterproof, che gode della certificazione waterproof, cioè è possibile inserirlo in acqua senza che venga danneggiato. Inoltre ha uno schermo di tipo, una protezione dello schermo di tipo Gorilla Glass, quindi è resistente agli urti e ai graffi. E sotto la scocca troviamo un processore Cortex A5 da 600 MHz, chipset Qualcomm, abbiamo lo schermo, abbiamo detto, da 3,2 pollici, e il sistema operativo è Gingerbread con interfaccia personalizzata da Motorola, che si tratta della classica Moto Blur. La risoluzione del display dovrebbe essere HVGA 320x480. Facciamo vedere un po' l'interfaccia. Questo è il menu delle applicazioni classico, possiamo organizzare le applicazioni qui con dei gruppi, e poi abbiamo questo widget che suppongo che è per i contatti, e qualche altro widget tipo questo della musica. Ma adesso vi faremo vedere la caratteristica più importante, testeremo la caratteristica più importante di questo telefono, che è l'esposizione all'acqua, agli urti delle monetine e alla sabbia, grazie a al box di Motorola che ha messo qui a disposizione dello stand. Dopo la pausa. Ok, vediamo adesso la funzionalità del waterproof. Dropping onto the phone here, but it's not actually being damaged at all, and that's because of the design of the device and the fact that it's IP67 rated. So the way that we ensure that water doesn't actually penetrate into the device is via the design. So we have a rubber grommet here that covers the 3.5mm headset jack. We also have the grommet that covers the charging port here via micro USB, and then we also have a specially designed back that has a special latch here to ensure that the rubberized seals on the inside protect the internal components of the device as well. So that's water resistant. Next we can move on to scratch resistant. So scratch resistant is great for an example when you have coins in your pocket and you want to insert your phone into your pocket, you don't have to worry about the screen scratching. And that's because of the Corning Gorilla Glass screen. So I'll show you the demonstration. So we've been doing this for 3 days now, and you can see that the phone screen isn't actually scratched at all, even though we've been throwing coins on it for 3 days. And lastly, we move on to dustproof. So this is a demonstration of sand. So for example, when you're at the beach, you don't have to worry about dropping your phone into the sand. This one shows how no dust can actually penetrate into the device, and the device is always protected from dust. Okay, very interesting. Thank you very much. No worries.